ben trovato, grazie per essere venuto nei nostri studi innanzitutto. Grazie a lei, grazie a lei. E dunque tu sei uno dei candidati a sindaco di Agropoli, confermi questa tua candidatura che ormai regge da circa 2 mesi e mezzo. Anche di più, assolutamente. Quindi regolarmente stai preparando le liste? È tutto confermato, abbiamo anche la lista civica Agropoli Moderna quasi del tutto pronta, dobbiamo solo insomma presentarci alle elezioni e poi raccogliere quelle che sono le firme necessarie per poterci presentare alla candidatura ufficiale, alla candidatura formale. Sarà una lista soltanto oppure ci saranno più liste al tuo sostegno? Allora, ora come ora abbiamo solo ed esclusivamente una lista che ci sostiene, che mi sostiene, ovvero quella creata dal sottoscritto, di cui sono a presidenza. E chissà, magari più là ci sarà occasione di fare più liste e ne coglieremo assolutamente, insomma, ne faremo un nostro vantaggio. Per quanto riguarda invece il programma, in linea generale, qual è il vostro programma? Allora, noi non ci chiamiamo Agropoli Moderna per caso. Ci chiamiamo Agropoli Moderna perché il nostro programma si legge proprio sulla modernità. Vogliamo portare progressismo puro, ormai dimenticato con il sindaco Adamo Coppola, ad Agropoli. Noi sappiamo benissimo che prima del sindaco abbiamo avuto Franco Alfieri, ha portato insomma progressismo, ha portato modernità e poi non si sa per quale motivo con il sindaco Coppola si è stoppato. In che senso si è stoppato? Si è stoppato nel senso che comunque ha lasciato tanti punti di Agropoli abbandonati a loro stessi, come ad esempio le spiagge, sono dominate su alghe, nonostante ciò non si pongono dei rimedi, ed è gravissimo perché comunque Agropoli vive di turismo, come ben sappiamo. Agropoli è una città del tutto turista che vive solo 3 mesi all'anno e dobbiamo presentarci preparati, non possiamo improvvisarci così, altrimenti come campiamo? Nel tuo immaginario c'è un aspetto di Agropoli turistica 12 mesi all'anno? 12 mesi all'anno è anche fattibile e possibile, basta portare comunque ciò che è necessario per renderla viva agli occhi soprattutto dei giovani, come ad esempio Riccione. Per quale motivo Riccione ha avuto successo a livello nazionale? Perché è una città che intrattiene appunto il mondo giovanile, che colpisce il mondo giovanile e che viva non solo 3 mesi all'anno, ovvero la stagione estiva, ma tutto l'anno, diciamolo. Qual è il tuo programma per la città? Allora, il mio programma, come ho citato pochissimo fa, si legge il cavallo di battaglia, si legge sulla modernità. Abbiamo intenzione di tagliare insomma, i costi inutili, i costi superficiali e investire su ciò che è fondamentale, come ad esempio il diritto alla salute, punto 1. Punto 2. Diritto alla salute sarebbe l'ospedale. L'ospedale, esattamente. Noi come ben sappiamo ormai tutti quanti, abbiamo un ospedale chiuso da ormai circa 9-10 anni, anche di più. Ed è vergognoso perché il diritto alla salute non è un qualcosa che viene dall'alto, ce lo impone la Costituzione, ognuno di noi ha insomma diritto alla salute. E è vero che non dipende dal sindaco, per carità di Dio, non ci voglio fare una colpa, ma sono consapevole che il sindaco può fare ben tanto, non ben poco, come si osa dire in giro, come lui afferma. Basta distaccarsi da quelle che sono le decisioni del Consiglio regionale e cercare insomma di gridare battaglia, di combattere per i propri cittadini il diritto alla salute per appunto. E quindi tu ritieni che il silenzio del sindaco, diciamo in questo senso, ma anche in passato di Alfieri, che comunque ha combattuto molto, siano derivati soprattutto dal fatto che loro sono dei lucchiani e loro stanno zitti? Certo, se il sindaco, che sia Coppola, che sia Alfieri, poco importa, non scendesse a compromessi con l'amministrazione, con il Consiglio regionale campano, io penso che qualcosa la potremmo fare senza ombra di dubbio, perché comunque Agropoli è una città media di circa 20.000 abitanti o poco più. E ripeto, non possiamo stare senza diritto alla salute, abbiamo avuto più morti prima del Covid proprio per mancanza di questo diritto alla sanità piuttosto che per via del Covid, ed è vergognoso. Oltre il diritto alla salute, quali sono gli altri pilastri della tua candidatura? Allora, dedicarci con un occhio di riguardo alla fascia giovanile,
ad esempio portando la pista da skateboard, promessa, se non erro, 10 anni fa e non è mai stata pragmatizzata, non è mai stata portata sul pratico. Noi vogliamo rimediare, renderla più giovanile per appunto. Poi feci un'altra promessa e combatterò a fondo per portare tale realtà, è il McDonald's. Il McDonald's perché? Non perché è il McDonald's, in modo da rendere Agropoli completa, che sia insomma una città nel vero senso della parola, che Agropoli, il cittadino medio agropolese, non debba invidiare l'abitante salernitano, l'abitante magari milanese, ma che sia contento insomma delle proprie radici, che sia contento di vivere appunto nel contesto agropolese. E questo Sergio, che è questo. Poi per quanto riguarda invece la viabilità, qual è il tuo programma? Sì, ho promesso anche, come ho detto pochissimo fa, di tagliare i costi inutili. Ad esempio, uno di questi fattori è cancellare, eliminare i parcheggi blu a pagamento. Sono del tutto contrario, perché comunque limitano non solo i turisti a venire nella nostra splendida comunità, ma anche comunque a coloro che ci abitano. Dappertutto ormai ci sono questi parcheggi blu, e se non erro da pochissimo sono entrati in vigore, dopo l'amministrazione Coppola, prima non c'era, non vorrei sbagliarmi. Ecco, per esempio i nostri nonni hanno sacrificato il porto perché doveva essere un volano di sviluppo per la città, sta diventando un centro commerciale, non mi sbaglio. Certo, non si sbaglia, è del tutto così. E per il porto, parliamo del porto. Vogliamo innanzitutto rimediare con le alghe, più che vergognose, cercare non di eliminarle del tutto, anche perché non credo sia possibile, altrimenti l'avrebbe già fatto il sindaco, parliamoci chiaro. Ma cercare comunque di tenere testa a questo problema, non di trascurarlo come sta facendo l'attuale sindaco, di promettere che farà qualcosa in merito e poi insomma fa tutt'altro e ancora non mi spiego il perché. Il porto, quindi, punto 1, alghe. Punto 2, so che da pochissimo l'amministrazione, per quanto concerne insomma il pezzettino appunto portuale, è ritornata alle forze portuali. Prima erano affidate al sindaco e sono contento così, insomma non farò azzardi nel caso passassi come sindaco, non riprenderei tale potere, anche perché penso che siano più esperti di chiunque altro ad amministrare quella bellissima insomma fascia appartenente alla nostra comunità. Quindi diritto alla salute, turismo e poi cultura. Cultura, è vero, parliamo di mi cultura. Mi sembra che negli ultimi 15 anni c'è una grande rassegna in Agropoli, che è il Settembre Culturale, ideata da Franco Crispino, che è attuale delegato alla cultura, e che sicuramente per la città è qualcosa di importante. Se tu dovessi essere sindaco, manterrai questa rassegna? Certo, le tradizioni sono ciò che rappresenta una comunità, io penso questo. E a proposito di cultura, io vorrei portare una sede, una biblioteca pubblica gratuita a tutti i giovani e non solo, a coloro che hanno voglia insomma di arricchire la propria anima con i libri, per rendere la nostra amata Agropoli una cittadina del tutto completa. Questa è una promessa che combatterò fino in fondo, perché ho sempre desiderato, anche da bambino ricordo, di ficcarmi in biblioteca e leggere comunque libri che mi interessavano. Io sono appassionato di filosofia per lo più e non ho mai avuto la possibilità perché comunque non è mai stata portata una soluzione concreta a questa lacuna. Io spero di cercare insomma di fare diversamente. Per la viabilità cosa pensi? Agropoli ha strade come Gruviere e soprattutto non ci sono semafori, non ci sono DOS, non ci sono
non c'è qualcosa che possa bloccare le grandi corse, per esempio soprattutto sul lungomare. Assolutamente, come ben sappiamo, quasi sempre, soprattutto in estate, specialmente in estate, particolarmente in estate, ci sono queste corse clandestine a lungomare. Ed è estremamente vergognoso perché queste cose portano veramente per poco ad una tragedia. Noi vogliamo rimediare con l'impianto di videosorveglianza. A proposito, parliamo dell'impianto di videosorveglianza. Ad Agropoli si dice che ci sta. Ok, ci voglio credere. Ma ogni volta che succedono atti vandalici oppure qualsiasi tipo di crimine, si fa difficoltà a reperire il diretto interessato. Io non capisco il perché, quindi con la mia ipotetica amministrazione comunale vorrei portare oppure migliorare quello che è l'impianto di videosorveglianza accantonandolo alle forze locali in modo da insomma donare al cittadino agropolese sicurezza, perché ognuno di noi merita insomma di vivere in pace serenamente, di non avere paura che qualcuno insomma possa fargli qualcosa, ecco. Quindi diritto alla salute, turismo e sicurezza. Sono tre capisaldi, diciamo, del tuo programma. Cultura, sì, cultura e dedicarsi, ripeto, con un occhio di riguardo ai giovani, ovvero modernità, quindi cultura più modernità. Da questo primo impatto con la candidatura, la reazione un po' dell'opinione pubblica nei tuoi confronti com'è stata? Allora, sono stato fortemente criticato in base alla mia età anagrafica e non solo, anche in base alle mie origini straniere. Io sono nato e cresciuto nel territorio nazionale italiano, però i miei genitori, insomma, non sono italiani, sono tunisini. Io risulto burocraticamente tale italiano, però appunto, però molti non mi riconoscono, molti all'antica, definiamoli così. E niente, sono stato fortemente criticato non solo per via della mia giovanissima età, 21 anni da pochissimo, anche per via appunto di queste origini straniere, e io non capisco il motivo. Comunque penso che nella politica, così come in numerosissimi ambiti, debba andare avanti la meritocrazia, il merito, la capacità. Benedetto Croce diceva: l'unico politico onesto è il politico capace. Io penso che il sindaco sia una bella persona in fondo, ma non sia capace. Penso questo, glielo direi anche in faccia. Così come la Raggi a Roma, Movimento 5 Stelle, penso sia altrettanto una bella persona, ma non è capace. Per capire se una persona, una personalità merita di, insomma, dominare una posizione politica, sociale, economica, merita di essergli affidata la possibilità. Per capire se io sia una persona capace dal punto di vista politico, devo necessariamente meritare quella che è la possibilità. Se poi mi reputo un incapace, è giusto che venga destituito da petizioni magari cittadine, oppure lo farò io in maniera diretta e personale, per non aggravare insomma le difficoltà e le problematiche agropolesi. Perché tu hai subito atti di razzismo in questo senso? Allora, atti di razzismo, io penso che il razzismo, no, perché se dici che qualcuno per le tue origini ha messo dei paletti, assolutamente, questo è razzismo. Non bisogna educolare, insomma, come sono andate appunto le cose. È razzismo di fatto. Ma ripeto, non bisogna giudicare una persona in base alla provenienza territoriale, in base alle apparenze, in base all'età, ma in base a ciò che vuole, al contributo che vuole portare insomma nella propria comunità di appartenenza oppure nell'ente territoriale di appartenenza, e affidargli quella che è la possibilità di prova per poi vedere se si rivela capace o meno. Il rapporto, diciamo, con la comunità tunisina di Agropoli è molto ampia e da radici davvero storiche della città di Agropoli. Com'è in questo momento e loro come hanno preso questa tua candidatura? Allora, molti hanno manifestato fierezza,
sono contenti che finalmente una persona vicina a loro, no? Anche dal punto di vista non solo umano ma territoriale, possa comprenderli, perché comunque giustamente ho origini come le loro e so che cosa cercano di fatto, no? E sono contenti, mentre molti altri sono stato comunque criticato come di fatto italiani, no? Italiani del tutto. Quindi penso che ogni qualvolta che qualcuno scenda in battaglia politica ci sarà sempre qualcuno che avrà da ridire, perché se ti metti sulla sinistra, per fortuna, è una questione democratica, assolutamente, perché se ti metti sulla sinistra riceverai inevitabilmente gli attacchi da parte della destra e viceversa, ovviamente. Quindi ecco perché prima, quando lei caro Sergio mi ha detto che sono stato attaccato, insomma, in forma razzista, io ho detto: guarda, più che razzismo è forse questione di orientamento politico. Hanno manifestato, come dire, il loro pensiero in maniera aggressiva, in maniera verbalmente violenta. Avrebbero potuto tranquillamente agire diversamente. Ma non distacca, appunto, ciò che voglio intendere da quello che è di fatto il razzismo, perché il razzismo è qualcosa, insomma, che reputa una persona migliore di un'altra, diversa apparentemente da lui. Concretamente, sinteticamente, è questo. Quindi tu pensi di far breccia molto nella comunità tunisina, ma anche, diciamo, nordafricana, che vige l'Acropoli da tempo? Certo, noi sappiamo che specialmente ed esclusivamente la comunità tunisina si è maggiormente integrata ad Acropoli rispetto a tutte le altre insomma, diversità, che definiamole così, da anni. I tunisini stanno qui da anni, infatti si sono adeguati bene, molti di loro, insomma, hanno sempre avuto un rapporto con gli agropolesi cordiale, simpatico, non ci sono mai stati comunque questi attacchi razzisti oppure violenze nei loro confronti, nei confronti di questa minoranza. Quando sono sceso in battaglia politica c'è stato, perché giustamente, ripeto, è questione forse di orientamento politico, vorrei pensarla così. E niente, cosa vorrei portare per la minoranza tunisina? Vorrei rispettare le loro tradizioni. Io non sono islamico, partiamo da questo punto di vista. I miei genitori sono tali, rispetto le loro tradizioni, rispetto il loro credo. Non sono neanche cristiano, io credo in un Dio intangibile, astratto, ma non siamo qui per discutere di questo. Rispetto insomma, ciò, il loro volere, ovvero il Ramadan e molto altro, e niente, sarò vicino a loro dal punto di vista umano e anche dal punto di vista burocratico, politico, quando gli serviranno una mano, quando gli servirà, insomma, insomma, appunto, qualcosa. Tua madre è un'insegnante, se non mi sbaglio. Mia mamma è un attivista politico che combatte per i diritti civili nel proprio paese di appartenenza, ovvero la Tunisia. E invece il papà? Papà è pensionato. E il rapporto con loro rispetto a questa candidatura com'è? Ma mamma, ripeto, dato che è un attivista, è sempre combattuto per i diritti dei propri concittadini in Tunisia, no? È contento perché io sto facendo altrettanto, sto seguendo quella, insomma, che è la sua strada, e quindi è contento, le sta bene così. Papà invece ha detto, mi ha ripreso, tra virgolette, nel senso, ha detto: dovevi prima affermarti magari come professionista e poi scendere politicamente. Niente, mi ha dato solo questo piccolo consiglio, ma non tralasci il fatto che siano comunque fieri di questa ascesa politica. L'ingresso in politica, purtroppo per te, devo dire, o per fortuna, richiede dei sacrifici anche sotto l'aspetto della libertà. Tu sei un giovane di 21 anni, certo. Quindi c'è la discoteca, ci sono le ragazze, c'è lo sport, c'è lo studio, e tutte queste cose le sacrifichi per la politica? Assolutamente sì, perché comunque io sono un appassionato di politica da quando sono un bambino, cioè, per dire, in camera mia sono raffigurate insomma, sulle pareti, no? Sul muro, sopra il letto, persone del calibro di John Fitzgerald Kennedy, no? Di Gandhi, di persone che hanno fatto la storia, che hanno combattuto per l'uguaglianza, per i diritti civili, per la democrazia, per l'appunto.
Quindi sì, sono ben disponibile ad affrontare queste lacune, ad affrontare insomma queste problematiche senza rancore, senza sacrificio, perché ripeto, sono un fan della politica ovviamente da quando sono un bambino. Ecco, invece, Amin, per quel che riguarda la politica nazionale, tu prima hai fatto riferimento alla Raggi. Raggi, In passato hai detto che sei molto vicino a sì. Renzi Molto. Sì. ideologicamente, hai spiegato che né di destra né di sinistra, quindi vorresti non inimicarti né la destra né la sinistra e ottenere consensi a destra e a sinistra, cioè un po' come hanno fatto i grillini ultimamente. È Certo. questa la strategia? Non è assolutamente questa perché io sono sempre stato un centrista, sempre. Adesso le spiego il perché. Quindi saresti stato della Democrazia Cristiana nella Prima Repubblica. Poi di conseguenza al partito della Margherita, certo, perché comunque rispecchia in un certo senso quelli che sono i miei ideali. Io per quale motivo sono un centrista? Come Conte, Conte è un centrista. Perché io penso che questa politica di andare contro il proprio avversario politico, non nemico, avversario politico, nemico è ben altro, è sbagliata. Guarda che cosa hanno fatto i 5 Stelle. Io li critico fortemente i 5 Stelle. Sono politici che hanno macchiato tutta la classe politica di reati, anche magari senza alcun fondamento. In una certa parte, in una certa visione avevano anche ragione, ma poi come si sono fatti riconoscere? Con il sistema clientelare. Di Maio ha portato al Parlamento e così come nel Ministero quasi tutti i suoi amici stretti, ovviamente, così come ha fatto la Ciarambino, ha portato suo marito su raccomandazione ovviamente sua al Parlamento europeo, quindi anche loro ovviamente non sono poi così perfetti. Ecco per quale motivo sono sceso, mi reputo un centrista, perché andare contro quelle che sono le proprie opinioni divergenti dalle proprie è sbagliato. Bisogna rispettarle e combattere, insomma, per i propri ideali. Io sono un liberal sociale, non sono un liberale tradizionale, perché credo che ci debba essere un interventismo sociale, no? Non che il cittadino debba essere escluso, tipo ad esempio il diritto alla salute. In America credono nel liberalismo tradizionale, l'interventismo sociale come abbiamo in Italia, cioè, ma lievemente. Hai citato Benedetto Croce in precedenza. Tu pensi che Benedetto Croce sarebbe stato contento se Berlusconi a suo tempo sarebbe stato eletto Presidente della Repubblica? Ma Berlusconi è l'unico politico di destra che stimo e nutro affetto anche dal punto di vista umano, fortemente. Berlusconi è uno che ha cambiato radicalmente l'Italia. È sceso in un contesto dove, se non fosse, se non avesse, se avesse trascurato insomma, la scena politica col tempo, probabilmente le forze politiche dominanti sarebbe stato il sistema comunista. Io credo che il comunismo sia un'ideologia nobile, ma per niente impraticabile, ce l'ha dimostrato l'Unione Sovietica, ha portato solo morti. Quindi sono vicino a Berlusconi dal punto di vista liberale e dal punto di vista umano, perché esprime tanta generosità e tanta umanità. Discorso scivola con forza sulla giustizia in Italia, si parla molto diciamo di questa giustizia un pochettino malconcia, c'è stato il sistema Palamaro che ha fatto venire fuori tante situazioni e la riforma si rende necessaria, ma sulla riforma c'è uno scontro ideologico molto alto in Italia. Tu cosa pensi di questo? Certo. Allora, come ogni figlio di riforma, ha sempre portato scontri da parte delle avversità politiche, così come la riforma Fornero, no? Che non piace tanto a Salvini. Io Salvini lo reputo un simpaticone, non lo reputo affatto un razzista, è uno che più che altro è un politico demagogico, no? Uno che nutre la pancia degli italiani per riscaldare quella che è la sua poltrona. Niente, cosa ne pensi in merito? Per la riforma della giustizia, dicevo, ecco. Certo.
Io, insomma, come è stata proposta, mi sembra comunque una riforma che possa andare anche a lungo termine. Questa è una mia opinione, poi è tutto da vedere. Diciamo, rimettere sui binari giusti la giustizia italiana, che in questo momento ha falle esagerate. Assolutamente, assolutamente. Ma è tutto da vedere perché comunque ancora non è stata pragmatizzata, no? A livello pratico. A livello teorico mi sembra una buona proposta, senza ombra di dubbio. Torniamo dell'Opri. Io non so quale sarà il simbolo del tuo movimento. Augusto, l'imperatore Ottaviano Augusto. Mi hai anticipato, io volevo farti Scusami. un'altra domanda. Mi scusi. Ecco, se tu dovessi mettere in un ipotetico logo, per la campagna elettorale, sceglieresti Trentova, la collina San Marco, il centro, il lungomare, Piazza della Repubblica Storica. Cosa sceglieresti per la città? Insomma, a sua sorpresa, sceglierei il parco pubblico, per quanto possa risultare strano, perché comunque non rappresenta una grande storia antecedente, no? Il parco pubblico è nato da poco. Sceglierei il parco pubblico perché rappresenta la gioventù, il raggruppamento delle persone giovani, per appunto. Io, è il mio posto preferito, per chi non lo sapesse. No, lo sanno già tutti, Ah, ecco. visto che tu hai fatto già delle Sì, battaglie sì, sì, in sì. proposito. Hai un po' scavato nella storia di Agropoli, sai che ci sono stati importanti sindaci della Certo. città. Sì, ho un pochino letto e insomma, ho sentito, mi sono fatto raccontare. So che un importante sindaco è stato Paolo Serra. Non ho avuto il piacere di conoscerlo, ma ho avuto insomma il piacere di conoscere persone che l'hanno conosciuto. E da sempre ha avuto feedback positivo. Mi avrebbe fatto piacere assolutamente conoscerlo per confrontare le mie idee con le sue. E niente, so che ha portato quella che è il pezzo pedonale alla piazza. So che l'ha pragmatizzato lui, non vorrei Sì, sbagliare. è così. Sì, Ok, è già fatto già un grandissimo salto di qualità. La piazza è uno dei posti, insomma, che rappresenta Agropoli, no? Soprattutto dal punto di vista turistico. e invece per quanto riguarda l'operato di Alfieri, è stato un operato che Paolo Serra è stato fatto un'operazione ideologica per la città, ha portato la città in alto sotto l'aspetto culturale, ma anche con tante opere. Alfieri probabilmente ha completato Certo. l'operazione di Paolo Serra. Sì, Alfieri è uno dei sindaci che ho avuto anche il piacere di conoscere, che ho più amato, no? Anche dal punto di vista umano, perché si è sempre calato anche dal punto di vista empatico, no? Nei confronti dei suoi concittadini, era solito rispondere anche sui social network a qualsiasi persona che gli rivolgesse una domanda in merito alla comunità agropalese, cosa che purtroppo, a mio dire, devo dirlo, non fa il sindaco Coppola quando riscrivi per chiedergli qualsiasi tipo di cosa, non ti prende in considerazione come se fosse, insomma, di un altro pianeta, no? Come se tu fossi un umano e lui fosse una sorta di entità divina. Questa non è politica, la politica è fatta su ideali democratici, su ideali di uguaglianza, su ideali di libertà. Questo dovrebbe essere il primo cittadino, dovrebbe rappresentare questi principi, non altri. Siamo addirittura d'arrivo per questa tua, diciamo, intervista. Ti ringrazio per averci dedicato dello spazio. Vuoi lanciare un messaggio a pochi mesi dalle elezioni, con l'amministrazione allo sfascio ormai, quella attuale, con liti interni, con il duo Laporta-Coppola che sta facendo sfacelli alla città, con il Partito Democratico che ha fallito totalmente nella città di Agropoli? Certo, allora io ho sentito anche recentemente che il Partito Democratico non vorrebbe ricandidare il proprio attuale sindaco. Non vorrei sbagliarmi. Sì, è così. È così. Ci sarà un motivo.
Non penso la maggior parte, insomma, delle persone appartenenti appunto al Partito Democratico ce l'abbia dal punto di vista personale o politico con Sindaco Adamo. Non lo penso. Penso per via del suo operato. Se c'è stato solo il pensiero e quindi non la volontà di agire in tal modo, allora evidentemente non è stato un buon sindaco. Un messaggio alla città dopo che tu vuoi lanciare. Un altro punto del mio programma che ho trascurato e non ho, insomma, messo in evidenza, che faccio subito, che rimedio subito, è contrastare il lavoro in nero. Si osa dire a livello nazionale, non solo al locale o regionale, che i giovani non vogliono lavorare. Questa è una totale baggianata. Non è così. Io sono un giovane, ho voglia di lavorare. Se solo mi venissi assicurato, se solo venissi retribuito con una giusta e dignitosa paga economica, se solo la mia morale e la mia etica venissero rispettati, e se solo la mia persona, per appunto, venisse rispettata, allora io non mi farei problemi a lavorare anche 8-9 ore al giorno. Ma vedo che ci sta tutt'altro, cioè, ti fanno lavorare come uno schiavo, perché di fatto il sistema del lavoro in nero non è nient'altro che uno schiavismo capitalizzato. Sei quasi, insomma, parte integrante della loro attività, vivi per mandare avanti la loro baracca, per essere retribuito in quantità minimale e vergognosa. I giovani vogliono lavorare, ma con la giusta operazione. Quindi voglio fare un appello a tutti i datori di lavoro. Se volete mano d'opera oppure intelligenza giovanile, cercate di andarli incontro non solo dal punto di vista umano, ma anche dal punto di vista specialmente lavorativo. Io ti ringrazio per questa chiacchierata, Grazie a lei. questa trasmissione si chiama Dentro la politica e quindi ti chiamerò anche qualche altra volta se sei disponibile. Certamente, certamente, mi fa solo piacere. E ti auguro dunque che la tua attività diciamo, politica per le prossime elezioni possa ottenere un grande successo. Secondo me già hai avuto un ottimo ingresso, sei andato benissimo. Da questo momento in poi, e devo dirti che c'è grande apprezzamento per questa tua battaglia elettorale politica, comunque finirà. La ringrazio davvero.